Un passeggero davvero inconsueto sull'aereo Nairobi-Roma. Un ghepardo che risponde, o almeno dovrebbe, al nome di Rita. Il viaggio si è svolto felicemente e il felino, a detta dell'hostess, ha mangiato di buon appetito. Tuttavia appare molto agitato. Ma in fondo ha tutte le ragioni di questo mondo. Che accoglienza, nessuno all'arrivo. Ma ecco infine giungere, e come poteva mancare, l'amico degli animali, cui il ghepardo è destinato. Amico questo signore? Ma chi lo conosce, borbotta Rita. E i primi approcci sono piuttosto burrascosi. Invano, sfoggiando il suo più facioso sorriso, Lombardi cerca di sedurre il riottoso quadrupede. Ma infine una promessa lo convince. Ti dedicherò la mia ultima e definitiva trasmissione. Per il bene dell'umanità, lui si sacrifica e corre verso le telecamere. Questa è la celebre vasca dei delfini a Miami, in Florida. Il delfino è un animale allegro e cordialone, e anche piuttosto esibizionista. In fondo, più che per avidità di cibo, questi spettacolosi salti lui li fa un po' per amor del gioco, un po' per ostentazione. Comunque, non c'è visitatore che non giunga con una congrua scorta di pesci, e loro sono sempre lì, pronti a schizzare in aria, compiaciuti dell'ammirazione che suscitano. Ma questi esercizi fanno venire una fame dell'accidente. Quei pesciolini presi al volo sono serviti più che altro come aperitivo. È giunta l'ora del vero pasto. I delfini esigentissimi hanno preteso anche un cameriere subacqueo, tanto più che oggi hanno un ospite di riguardo, la graziosa baronessa Tartaruga. Questi, con rispetto parlando, sono dei porci. E sono anche molto litigiosi. Grugnendo collericamente, cercano di far valere le proprie ragioni. Ed è per questo sgradevole e rissoso carattere che sono stati esclusi dalla tradizionale sagra degli animali domestici che si svolge ogni anno ai primi di dicembre a New York. Almeno per oggi, papere, galline e simili non hanno nulla da temere dall'uomo. Magari domani, passata la festa, gli si tornerà a tirare il collo. Data la circostanza, si può sorvolare anche su quel proditorio graffio. Ed ora un animale che solo con una forte dose di buona volontà si può definire domestico. Ma i coniugi Westbow sostengono recisamente che Tini, la loro leonessa, non solo è domestica, ma addirittura di cuore tenerissimo. E almeno a giudicare da queste dolci effusioni sembra che l'affermazione non sia avventata. Ha un animo delicato, Tini. Teme che la padrona possa ingelosirsi e imparzialmente corre da lei per esternarle tutto il suo affetto. No, non temete, anche per voi tutto il mio amore. Ma sia il cane che il gatto sopportano decisamente annoiati tanta svenevolezza. Non se ne può più con queste leonesse tra i piedi. Ma lei non si offende e si addormenta come un bimbo innocente. E nel sogno dolcemente divora il signor Westbow, la signora Westbow, il gatto e il cane.